Ciao ciao a tutti. Dunque, oggi volevo parlarvi di un esperimento che sto facendo, per vedere come funzionerà. E questo è il mio secondo giorno di esperimento e vi farò sapere anche in futuro come sta andando, insomma. Ho scaricato un'applicazione sul cellulare che a seconda dei passi che una persona fa in un giorno, è in grado di dare del denaro. Questo denaro però è in criptovaluta, si chiama Sweetcoin. Io lo sto testando per vedere come funzionerà. I passi che si fanno, secondo l'applicazione, dovrebbero essere fatti fuori di casa, però vengono contati anche i passi fatti in casa. Io ieri, per esempio, l'ho provato con la bicicletta. Perché io vado a scuola con la bicicletta, quindi volevo vedere se era in grado di contare anche, diciamo così, i giri che io facevo sui pedali. E effettivamente ne ha contati alcuni, quindi se andate in giro in bicicletta non disperate, potete comunque usare l'applicazione. E comunque, visto che ci sono dei tratti che una persona deve fare tutti i giorni per andare al lavoro, per andare a scuola, per gli impegni, tanto vale effettivamente guadagnarci dei soldi, magari pochi, ma meglio di niente. E comunque per riuscire a insomma, trasferire questi soldi dal vostro conto online a PayPal dovreste riuscire ad avere 30 persone che vi seguono. Però è possibile comprare nel negozio che diciamo c'è online alcuni gadget. Per esempio, io pensavo di comprarmi degli auricolari e quindi ieri ho iniziato a fare molto esercizio, che comunque fa bene alla salute, e infatti faccio esercizio, non vado in palestra e cercherò di fare più esercizio possibile in modo che io abbia abbastanza soldi per comprarmi quello che voglio. E nel momento in cui avrò 30 persone che mi seguono, potrò riuscire a portare questi soldi sul mio conto PayPal. Non ho una fretta indiavolata di fare questo, perché comunque so di non avere molti iscritti e quindi è una strategia di marketing che loro hanno avuto, ma vedremo come andrà a finire, insomma. Io vi ringrazio. Vi faccio sapere che ieri ho fatto più di 10.000 passi, quindi se camminate molto per motivi di lavoro vi consiglio di farlo. Un bacione a tutti e alla prossima.